magia centrocampista del San Teodoro. Oggi avete perso a Muravera, una gara importante, non era facile. Muravera ha fatto una delle sue migliori prestazioni, è in forma, ha creato tanto, voi ci avete creduto fino a 3 minuti dalla fine e speravate almeno di portarvi un punto. Beh sì, sul risultato di oggi purtroppo è meritata la nostra sconfitta. Hanno giocato molto bene, stavano molto meglio fisicamente, noi eravamo un po' rimareggiati, però bisogna lottare anche su queste partite, quindi non disperiamo, quindi siamo sempre lì sul pezzo. Ora abbiamo un'altra partita importante, anche se con qualche assenza, e il gruppo è compatto, da qui si può rialzare, quindi crediamo in quello che stiamo facendo. Abbiamo perso forse meritatamente, anzi senza il forse, però ci siamo vivi e crediamo ancora di poter fare meglio e dire la nostra in questo campionato. Ecco, ricordiamo, fuori c'era Cristian Ibba per squalifica, Nuvoli per infortunio, tu sei entrato nella ripresa dopo un mese e mezzo che sei stato fuori per infortunio. Quando siete al completo l'avete dimostrato, siete alla pari con chi sta lottando per il salto di categoria. Sì, possiamo dire che stiamo facendo un ottimo campionato, stiamo giocando partita per partita e i risultati alla fine sono questi. Purtroppo quando ci manca anche qualche giocatore sappiamo che facciamo un po' di fatica, però non deve essere una scusante. Infatti abbiamo vinto anche senza grandi giocatori, senza i big diciamo, però stiamo dando sia i giovani che i grandi, si danno una mano l'uno con l'altro, la società ci avvicina e siamo lì e continuiamo a sperare e a continuare a fare questo campionato che stiamo facendo bene. Ecco, sicuramente questo Muravera per voi è una bestia nera, perché vince sempre e non riuscite a far gol da 2 anni, no? Da 2 stagioni. È brutto da dire, purtroppo anche quest'anno sia andata che ritorno non abbiamo fatto gol e abbiamo perso sia l'andata che ritorno. Girerà anche per noi, la prossima volta non entreremo in campo con questa mentalità e dovremo dare qualcosa di più per poter superare il Muravera. Ecco, come vedi questa corsa al vertice? Castiadas giocava a Porto Torres, ha vinto agevolmente, il Latte Dolce ha vinto bene alla Nusè 2-0, voi avete perso un po', vi siete sgretolati lì davanti, però perché c'erano appunto questi scontri diretti. Sì, il campionato ora, il Castiadas ha preso diciamo questi 3 punti ora dal Muravera. C'è ancora il Latte Dolce lì a 3 punti, siamo tutte vicine, perché alla fine vinci una partita, sei su, pareggi una partita, però siamo sempre lì, alla fine è lungo il campionato ancora. Castiadas può essere una delle favorite, però ci metto tutte queste 5 e se la possono giocare fino alla fine, anche 6. Mercoledì c'è la finale di Coppa Italia, la Nusè col Castelsardo, potevate esserci voi fino alla fine in semifinale col Castelsardo, avete dato tanto. Ricordiamo la gara di ritorno, avete giocato senza tanti giocatori, 6-7 non ricordo. C'è un problema secondo te arbitrare in questo campionato, perché ci sono tante lamentele, si dice che i torti e i favori si compensino. Ma guarda, non mi vorrei sbilanciare, purtroppo è un problema che succede in queste categorie. Una domenica purtroppo viene favorita una squadra, una domenica un'altra. Siamo un po' limitati, questa è la verità, però al di là di tutto le partite vanno sempre giocate. Anche se bisogna dare una mano ai direttori di gara, anche loro peccano un pochettino di presunzione, perché l'aiuto reciproco potrebbe essere una soluzione, invece purtroppo c'è un po' di, come posso dire, diciamo che non c'è dialogo, perché noi magari la pensiamo in un modo, loro giustamente hanno il fischietto e quindi comandano loro. Purtroppo è così, ma capita anche in Serie A e anche ad altri livelli. Può essere anche che magari voi vi proponete con troppa foga con loro, o forse loro magari non accettano nessun tipo. Succede, ma purtroppo siamo nel campionato di eccellenza, quindi non è che possiamo pretendere chissà che cosa. Ci adeguiamo alla categoria e niente. Senti, invece ti dico un pensiero. Tu sei stato fuori, fuori si soffre tantissimo, tu lo sei stato perché eri infortunato. Cosa dici per i tuoi colleghi di San Luri che non potranno giocare neanche in altre squadre, perché purtroppo è stato deciso che la squadra andava ritirata? Forse
la loro manifestazione poteva essere tratta anche da qualche altra società, potevamo dargli una mano, però arrivare a questo punto è anche difficile da valutare, perché è una decisione presa un po', secondo me, azzardata. Non dico azzardata perché è difficile andare via al campionato così. Dispiace perché è una società che c'è stata tanti anni, ha fatto anche altre categorie, però alla fine ora le partite si giocano, cioè ora avremo dei turni di riposo perché non giocheremo, quindi un pochettino, non dico che è falsato, ma sono punti che alla fine sono pesanti per tutti e dispiace soprattutto per il San Lucio. Grazie Alessandro, in bocca al lupo per il vostro campionato che è stato buono e rimane buono nonostante una battuta d'arresto che ci sta, perché eravate in trasferta con delle assenze e contro una squadra forte. Crepi il lupo, ciao.